ti annuncio che arriverà Babone e Sciamenna, sono alla stazione Mangiarna Pizza, mi sembra. Non lo so, onestamente, ma telefonato vedo che arrivano. Sorridi, sei su Ispra Channel. Ah, vedo che c'è già un bel movimento. Io sono Verde, sono un carissimo amico di Simone. Mi aspetto un drink, mi aspetto. Sei su Ispra Channel. Sono su Ispra Channel. Anch'io, quando non ubriaco, sono su Ispra Channel. Quando non picchio qualcuno, guardo Ispra Channel. Ragazzi, un attimo di attenzione, sono qui con noi da lontanissimo, solo per Ispra Channel, accogliamoli con un caloroso applauso, ecco Baboden e Rupert Sciamenna. Lui mi ha detto stasera andiamo su che ti faccio conoscere i miei genitori, no? Invece qui è una roba, cosa sta succedendo? No, io volevo fare giustamente come vi diceva, un brindisi vista la serata, un brindisi che è quello che forse avete visto nel video di Elio Le Storie Tese, che io come assessore corrotto, come assessore devo fare un brindisi a mia madre. Allora, volevo fare un brindisi a mia madre, che ha trombato e ha fatto un figo come me. Io devo dire poco, per chi avesse febbre, mortillo, malera o rasalia, insomma, queste malattie comuni, questa sera può approfittarne. Grazie di spacciarmi. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi per essere qui presenti in questa serata. In questa serata, come ho già detto, per celebrare la nascita di una TV locale e festeggiare una grande stagione dei nostri ragazzi che hanno rincorso per tutto l'anno un sogno che è svanito con un pareggio all'ultima di campionato. Ma io farei comunque un grande applauso all'Ascia Ispra. Realizzatori di Ispra Channel, il nostro Pietro che si è occupato della grafica, Enrico per la voce ufficiale di Ispra Channel e per ultimo, ma non sicuro per ordine di importanza, il nostro Pitullo per l'organizzazione del sito. Siamo
storia, perché lui veramente... Nonno, e io sono il nipote pirla. Vieni, ho pagato il biglietto. Ho pagato. Vai. Sono Hector Baboden. Sono Lupe Asciavenna. E anche noi guardiamo Ispra Channel.